della scuola di un nomade, panel dedicato al welfare del comune, al tema del welfare. È un tema che sta già attraversando la discussione di questi giorni, perché è un tema che si inserisce nella doppia declinazione che stiamo dando del neoliberismo, laddove stiamo cercando di evidenziare quel lato oscuro, quell'aspetto autoritario di comando, di segmentazione, di governance che sta emergendo, sottolineando, come hanno fatto compagni nelle 2 giornate precedenti, come questo lato oscuro non sia una novità, nel senso che non c'è mai stato un neoliberismo dolce che rinunciava a questi aspetti di disciplinamento, di comando, a questi tratti sono sempre stati implicati dentro questo pensiero, dentro questa pratica del comando. Quindi questo discorso sul welfare che noi proponiamo non è quello di una vulgata che vuole il tema del welfare ormai un tema declinante, lasciato andare unicamente all'esercizio da parte dei privati, tra l'altro riproponendo la coppia pubblico-privato rispetto alla quale noi siamo sempre stati critici. In realtà esiste un uso normativo e disciplinare del welfare e lo si vede, ad esempio, sarà oggetto degli interventi di oggi, lo si vede anche nei primi provvedimenti del governo cosiddetto giallo-verde, dal decreto dignità al modo in cui viene declinato in termini sempre più stringenti verso l'orizzonte di una vita che comunque è messa al lavoro ed è sempre a disposizione, il cosiddetto reddito di cittadinanza. Lo si vede anche nella contrapposizione che viene proposta tra diritti sociali e diritti civili, per cui ci sarebbero dei diritti che in qualche modo afferirebbero al lusso, all'aver tempo da perdere, alle esigenze o alle pretese di minoranze più o meno viziose, e che addirittura costituirebbero un limite o un nocumento verso diritti sociali che poi in realtà vengono declinati attraverso istituzioni ben precise, in modalità tutt'altro che libere o libertarie o liberanti. Lo stesso accesso, in realtà, ai diritti sociali è un accesso che viene sempre più regolamentato. Basta pensare al tema dei migranti, ma anche alle lotte delle donne che indicano col loro lottare delle segmentazioni, delle differenziazioni, delle gerarchizzazioni, sono sempre le lotte che indicano i punti d'attacco e i processi. Lo si vede nel diritto all'istruzione, come è stato declinato in questi anni e non soltanto negli ultimi anni, ma con un'assoluta continuità, dove ad esempio l'istituzione di una figura come quella del dirigente manager con la buona scuola non è altro che il completamento di una riforma, quella della dirigenza della pubblica amministrazione, la riforma Brunetta, che ancora afferiva al tempo del neoliberismo cosiddetto dolce o soft, e che in realtà, riformando il vertice delle pubblica amministrazione, creando figure dirigenziali che sono dei Leviatani in sedicesimo, salvo avere poi un guinzaglio ancora più corto nei confronti del livello gerarchico superiore, inevitabilmente imprimevano una torsione normativa e gerarchizzante a tutto l'apparato amministrativo, compreso pubblico, compreso quello della scuola.
Basti pensare, sempre per rimanere sul tema del diritto all'istruzione, su cui dico due cose in breve, il fatto che persino la stampa mainstream adesso scopre ciò che ormai è oggetto di studio, di ricerca scientifica piana da alcuni anni, cioè che non è affatto vero che in Italia si è realizzato il diritto all'istruzione e c'è un'istruzione per tutti, magari poi declinata nei termini di una scuola per tutti che non boccia nessuno e quindi inevitabilmente sarebbe la negazione di una pretesa scuola del passato, di quelle famose origini che non sono mai esistite, ma si raccontano sempre, in cui invece l'istruzione era una cosa seria. I tassi di dispersione scolastica in Italia all'interno dell'intero ciclo sfiorano il 30%. E attenzione, sfiorano il 30%, ma 30% è una media, ma se andiamo a vedere il meridione, le famiglie i cui genitori non hanno un titolo di studio basso, quindi non hanno il diploma, le famiglie i cui redditi derivano da lavori non qualificati, la dispersione scolastica dei figli supera il 50%. Il che significa che questa dispersione scolastica è evidentemente una discriminazione di classe, di stato sociale, anche geografica, che poi ha come sviluppo la migrazione, ecco, i famosi cervelli in fuga, ma ci sono anche cervelli in fuga che si spostano dal nord al sud dell'Italia, perché un sistema di attribuzione delle risorse nelle università, fa in modo che determinate università, che magari poi sono qualificate da osservatori stranieri, penso all'Università di Napoli, siano in fondo alle graduatorie, per cui un sistema che dà sempre meno soldi a chi ne ha bisogno, perché avendone bisogno è povero e quindi meno capace, determina una migrazione della forza lavoro intellettuale dal sud al nord del paese. Attenzione, ci sono segnali che cominciano, segnali dell'avvio di questo processo per le famiglie benestanti delle regioni della parte povera dell'Italia, anche già a livello liceale. Ad esempio, ci sono segnali che dicono che sta ricominciando la migrazione degli studenti sardi nei licei del nord. È una cosa che riporta ai tempi in cui due studenti come di nome Gramsci e Togliatti vincevano la stessa borsa di studio e emigravano a Torino. Ecco, questi sono esempi concreti che dicono che evidentemente quell'aspetto del welfare, che è l'accesso all'istruzione, il diritto al sapere, non è affatto garantito ed è garantito solo per una parte, ma in termini di segmentazione e di gerarchizzazione sociale. E ovviamente su questo tema, ma lascio alla vostra immaginazione, si inserisce anche il diritto all'istruzione, all'accesso all'istruzione dei migranti, che sono selezionati sin dall'inizio verso l'istruzione professionale nella loro maggioranza. Lo stesso sapere attraverso il meccanismo delle competenze e delle valutazioni è ridotto in realtà a una merce.